Quando nasce la differenziazione del lavoro? Con la nascita dell'agricoltura aumenta la popolazione. Gli insediamenti umani diventano sempre più grandi, fino a far nascere le prime città. Si ha così la possibilità di poter differenziare il lavoro. Vi sono delle persone che fanno alcuni lavori, altri ne fanno altri. L'uomo ha smesso di essere esclusivamente cacciatore e raccoglitore di frutti. L'uomo può scegliere, nel momento in cui diventa sedentario, di poter svolgere altre attività.